Nella prima parte ho lasciato in sospeso le motivazioni di Skullface. Adesso è arrivato il momento di svelare la sua storia e il suo intero piano. Il suo vero nome è sconosciuto, così come il suo volto prima che fosse deturpato. Un uomo senza nome e senza volto, ideale per guidare la segretissima XAOF, il piccolo segreto di Zero. Skullface nacque in un piccolo villaggio ungherese. Fin da piccolo fu costretto a parlare diverse lingue per via delle occupazioni militari subite dall'Ungheria, come l'occupazione nazista durante la Seconda Guerra Mondiale e quella sovietica durante la Guerra Fredda. Proprio in questo ultimo periodo, la fabbrica di olio di colza, nel quale lavoravano i suoi genitori, fu bombardata perché in segreto si stavano fabbricando armi. Skullface era lì a trovare i suoi genitori. Il bombardamento provocò panico e caos. Skullface fu coperto d'olio, che bruciò completamente il suo volto. Poco dopo si risvegliò in un ospedale, dove fu prelevato da alcuni soldati stranieri che lo interrogarono e torturarono. Qualche anno più tardi intraprese la carriera di spia per l'Unione Sovietica, che lo portò poi a lavorare con i SAS, a conoscere Major Zero e infine a diventare il comandante di XAOF. Dopo aver vissuto gli eventi dell'operazione Snake Eater, Skullface si incrociò con un biologo nativo americano Navajo, conosciuto come Cold Talker per via del suo passato, appunto, come Cold Talker nell'esercito americano durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo biologo portava avanti delle ricerche sulla creazione degli archea metallici, un derivato modificato dai batteri archea. Il suo fine era quello di creare un batterio in grado di mangiare letteralmente l'uranio. Questo le avrebbe permesso di sviluppare una cura alle contaminazioni di uranio, che potesse purificare tutti quei Navajo che erano stati contaminati in seguito allo sfruttamento americano dei giacimenti naturali presenti nella loro terra. Ma la sua ricerca era in fase di stallo per mancanza di fondi. Skullface lo avvicinò promettendogli dei fondi per la sua ricerca, ma in realtà voleva solamente sfruttare le sue capacità e le sue ricerche per sviluppare degli armamenti. Oltre agli studi sugli archia metallici, Skullface scoprì che Cold Talker aveva avuto modo di studiare dei particolari parassiti fin dagli anni 30 e successivamente, probabilmente lavorando per i filosofi americani, ebbe modo di esaminare quel poco che rimaneva di The End e di Pain dopo l'operazione Snake Eater. Riuscì a capire che erano stati infettati alle corde vocali da alcuni parassiti primordiali e decise di infettare se stesso con lo stesso ceppo che aveva infettato The End, acquisendo quindi la capacità di nutrirsi attraverso la fotosintesi e allungando enormemente la sua vita. Ipotizzò, tra l'altro, che gli antenati di questi parassiti diedero all'essere umano la capacità di parlare. Skullface imprigionò Cold Talker, tenendo l'oscuro Cypher, costrinse il biologo a lavorare per lui, pena la morte del suo popolo Navajo. Cold Talker modificò i parassiti delle corde vocali in modo da eliminare le persone infette che avessero pronunciato delle parole in una determinata lingua. Skullface non aveva mai superato il trauma della perdita delle sue origini, della sua nazione, della sua lingua, della sua cultura. Credeva che l'imposizione di una lingua e di una cultura diversa rispetto a quella nativa fosse da condannare, da fermare, da impedire. Gli era stato strappato tutto, gli avevano imposto altre lingue e altre culture. Vedeva in Big Boss e in Zero quella voglia di supremazia, di sottomissione che tanto gli ricordava il suo passato. Dopo aver vissuto gli eventi dell'operazione Snake Eater, fu probabilmente anche lui, come Zero e Big Boss, ispirato da The Boss. La donna sognava un mondo in cui i soldati non fossero pedine della politica, sognava un mondo unito, sognava un mondo libero. Big Boss, con il suo concetto di Outer Heaven, cercava un modo di rendere liberi i soldati dalle nazioni e di donare un posto in cui poter combattere per i propri ideali, liberi dai vincoli politici. Zero cercava di riunire il mondo tramite il controllo, ambiva alla costruzione di un vasto sistema che controllasse ogni aspetto della vita umana, in modo da renderla omogenea e unita. Sapeva che una lingua unica avrebbe semplificato le cose, così aveva intenzione di spingere ancora oltre la diffusione dell'inglese, la lingua ufficiale dell'impero britannico. D'altronde la storia insegna: la prima cosa che deve fare un sovrano dopo aver conquistato un territorio è imporre la sua lingua agli abitanti. Skullface voleva impedire sia a Zero che a Big Boss di imporsi sugli altri
Inoltre, la sua battaglia personale, linguistica e culturale lo portò a pianificare l'estinzione della lingua inglese, in quanto la considerava come un'infestazione e uno strumento di imposizione di una cultura sulle altre. Credeva negli ideali di libertà di Debus e voleva raggiungerli attraverso la politica della deterrenza, come vedremo più avanti, e con la distruzione del guinzaglio d'America, la lingua inglese. Il suo piano di estinzione della lingua inglese ovviamente prevedeva la larga diffusione dei parassiti delle corde vocali modificati da Code Talker. Tutti gli infetti che avessero parlato in inglese sarebbero morti. Di fatto sarebbe riuscito a far morire l'inglese. Siamo giunti ora a dove ci eravamo lasciati, con Zino infettato da dei parassiti che lo avrebbero reso un vegetale entro qualche anno e con la Mother Base distrutta da Skullface in seguito all'operazione Trojan Horse. Kazuhira Miller, Big Boss e il medico che aveva estratto la prima bomba erano gli unici sopravvissuti allo schianto dell'elicottero. Miller fu l'unico a riportare lievi ferite, tanto che si riprese completamente dopo poco tempo. Il medico perse un braccio, fu completamente ricoperto di schegge ed entrò in coma, mentre Big Boss non subì nessuna menomazione, ma entrò anche egli in coma. La situazione era grave. Big Boss forse non si sarebbe più risvegliato, o comunque sarebbe restato in coma per molti anni. Miller accusava Cypher, non sapendo che Skullface aveva agito per proprio conto. Per quanto suo rivale, Zero, non aveva ancora dimenticato il suo vecchio amico Big Boss. In qualche modo si sentiva responsabile delle azioni di Skullface, in quanto non era riuscito a tenere sotto controllo l'ex AOF. A questo punto Zero elaborò un complesso piano che aveva due diversi fini: salvare la vita di Big Boss e proteggerlo da Skullface, quasi come una sorta di redenzione, e ultimare la costruzione del sistema che avrebbe guidato il mondo verso l'unificazione, come una sorta di assicurazione, prima che i parassiti lo rendessero un vegetale. Qui entrò in gioco la dottoressa Strangelove. Era riuscita a scampare al massacro dei Militaires Sans Frontières e Zero la ingaggiò per costruire un complesso sistema di intelligenze artificiali che avrebbero avuto il compito di guidare il mondo verso l'unificazione. Questa rete di controllo verrà conosciuta successivamente con il nome di Patriots. Grazie al supporto di Amanda Valenciano Libre e di Sigint, presidente della DARPA e fondatore dei Patriot alias Cypher, Strangelove riuscì a recuperare dal fondo dell'oceano il Mammalpod, sul quale basò l'intero sistema che stava costruendo, ovviamente sotto le precise istruzioni di Zero. Al contempo Zero, con l'aiuto di Eva, ritornata a collaborare per l'occasione dopo la rottura in seguito al progetto Les Enfants Terribles, fece trasferire in assoluta segretezza Big Boss e il medico in un ospedale sicuro a Cipro. A questo punto pianificò un grosso inganno che avrebbe assicurato la salvezza di Big Boss ed eventualmente la distruzione di Skullface. Utilizzò l'ipnoterapia e la chirurgia estetica sul medico in stato comatoso per trasformarlo in una copia esatta di Big Boss. Una volta risvegliatosi dal coma, il medico avrebbe creduto di essere Big Boss in tutto e per tutto. Il suo compito era quello di ricostruire la Mother Base, dare la caccia a XOF, ma soprattutto fare da esca per Skullface, mentre il vero Big Boss sarebbe rimasto dietro le quinte, al sicuro, pronto a scendere in campo una volta che le acque si fossero calmate. Per fare ciò contattò Ocelot e Miller. Ad Ocelot gli chiese di gestire la sicurezza dell'ospedale e al momento di risveglio supportare l'intera operazione. Ocelot non si fece pregare e accettò l'incarico. La telefonata con Miller invece fu molto più problematica. Quest'ultimo incolpava Zero dell'attentato alla Mother Base, ma Zero assicurò che non era lui il mandante. Adesso stava cercando di salvare Big Boss e per fare ciò aveva bisogno di Miller. Lo mise in contatto con Ocelot e insieme prepararono il terreno per il suo ritorno. Zero promise che appena Big Boss si fosse risvegliato, lui sarebbe stato il primo a saperlo. La frase in codice sarebbe stata V has come to. Nei successivi 9 anni, Ocelot vegliò su Big Boss. Miller mise faticosamente in piedi una versione molto ridimensionata della Mother Base e dei Militaires Sans Frontières, rinominandoli Diamond Dogs.
Scalface, invece, portò avanti le ricerche sulla creazione del ceppo parassitario inglese. Con l'aiuto forzato di Colt Tolker riuscì a completare tre ceppi. Sviluppò la Parasite Unit, un'unità speciale composta dai membri detti Skulls, potenziati attraverso i parassiti delle corde vocali, un po' come l'unità Cobra. In aggiunta erano equipaggiati con una tecnologica tuta da battaglia. Inoltre, Huey Emmerich aveva cominciato a lavorare per Skullface. Anche lui, come Strangelove, si era salvato dall'attentato alla Mother Base. Forse era d'accordo con XOF? Chiariremo questo quesito più avanti, per adesso vi basti sapere che sotto gli ordini di XOF fu il capo ingegnere del progetto Metal Gear Sahelanthropus, un gigantesco robot bipede costruito con 23 tonnellate di uranio impoverito, che grazie alle archie metalliche di Code Talker era in grado di arricchire l'uranio in pochissimo tempo, estraendo l'uranio 235, un combustibile nucleare che avrebbe prodotto una ridimensionata esplosione nucleare. Il vantaggio però stava nella sua mobilità, considerando che era supportato anche da delle armi convenzionali come mitragliatrici, lanciamissili e lanciafiamme. Il Sahelanthropus prevedeva quindi l'autodistruzione. Per questo motivo Emmerich e Strangelove avevano provato a sviluppare con scarsi risultati un'IA che fosse in grado di pilotarlo, basata sempre sul Mammalpod. In questo periodo, precisamente nel 1980, nacque anche loro figlio, Hal Emmerich, che molti di voi conosceranno già. Intorno al 1983 sembrava che lo sviluppo dell'IA fosse in fase di stallo. Così Huey Emmerich valutò di usare suo figlio Hal come cavia, in quanto, essendo molto piccolo, sarebbe entrato senza problemi nel piccolo abitacolo del Sahelanthropus. Strangelove si oppose fermamente, ma Huey, psicologicamente stabile, sigillò la donna all'interno del Mammalpod, lasciandola soffocare. Huey! Dammit, Huey! Open it now! Please! Con una nera ironia della sorte, Strangelove morì all'interno della sua creazione, vicino a quel che rimaneva del suo unico vero grande amore. Siamo giunti quindi nel 1984. Un abbraccio ad Amska. What the hell is that? V has come too. V has come too.